Buonasera a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. E questa sera terminiamo di leggere L'orrore della sottomissione nel Vangelo di Giovanni. Prima di parlare di questo, parliamo sempre, accenniamo sempre alla conferenza che teniamo. Che terremo qui a Radiogamma, alla sala dibattiti di Radiogamma, per sabato 30 ottobre alle ore 17, ed è Stregoneria, Paganesimo Politeista, Stupro e Pederastia. E il sommario della traccia della conferenza, l'ho già letto nella prima trasmissione, è Concezione dell'esistenza umana nel cristianesimo contrapposta alla concezione del paganesimo politeista. Il sistema sociale visto dall'essere umano pagano politeista, l'essere umano cristiano oggetto di possesso, l'essere umano pagano politeista soggetto di diritto, pederastia come elemento divino nel cristianesimo, stupro come esercizio di possesso nel cristianesimo, la famiglia dei ruoli cristiana contrapposta alla famiglia degli individui del paganesimo politeista. Rimuovere l'orrore cristiano-cattolico per costruire il divenire magico nell'infinito dei mutamenti. E queste sono le tematiche che andiamo a svolgere, che andiamo a illustrare con questa conferenza. Alla fine della prima trasmissione, ha telefonato una persona in cui parlava della magia della sessualità e mi diceva se c'erano delle regole, se c'erano delle cose per ottenere maggiore o minore magia. Cioè, la sessualità è magica nella misura in cui coinvolge e fonde o fa circolare le correnti vegetative, le correnti energetiche delle persone. Quando il rapporto sessuale è fatto a coppia o con più persone, c'è una fusione fra le persone, c'è la fusione fra le persone che partecipano. Se non c'è questa fusione, ci dovesse essere appropriazione, stupro, cioè distruzione delle persone che vi partecipano. Per cui il piacere sessuale, il piacere delle parti all'interno del rapporto è la condizione fondamentale affinché il rapporto diventi magico. E il rapporto è magico sempre, qualsiasi sia la relazione sessuale che sia, l'importante è il piacere delle parti che vi partecipano. Se una delle parti non ha piacere, lo fa per forza, non lo fa perché non ne ha voglia, lo fa per distruzione sua, lo fa per. Allora non è più un rapporto magico, è semplicemente un rapporto di sesso, come può esserci qualunque. Qualunque attività sessuale che porti all'orgasmo porta comunque, o anche al piacere, anche se non ha necessariamente l'orgasmo, porta comunque una velocizzazione delle energie della persona, porta sempre a concentrare la persona su quel fare, porta sempre alla trasformazione della persona. Allora l'importante è fare sesso. L'essenza, una delle strategie dell'assoggettamento è quella di impedire alle persone di fare sesso. Chiaramente l'unica cosa che deve essere assente è l'appropriazione, è la violenza. Quando non c'è violenza, quando non c'è appropriazione, quando c'è mutuo piacere, quando c'è soddisfazione reciproca, quando c'è il piacere che è vita, allora è sempre un rapporto magico. Ricordiamo che l'essere natura si sviluppa proprio attraverso questo. Boh, detto questo, non ci sono né limiti né come farlo, né dove farlo, né quando farlo, Non esiste nessuna limitazione di questo. Va bene, l'ultimo capitolo allora dell'orrore della sottomissione espresso nel Vangelo di Giovanni. Il quinto Vangelo che andiamo a commentare è Gesù alla festa della dedicazione. Allora, come solito, prima leggiamo il pezzo del Vangelo e dopo leggiamo il commento. Si celebrava allora a Gerusalemme la festa della dedicazione. Era inverno e Gesù passeggiava nel tempio sotto il portico di Salomone. I giudei lo circondarono e gli dissero: «Fino a quando ci terrai con l'animo sospeso? Tu sei il Gesù, diccelo apertamente». Rispose loro Gesù: «Ve l'ho detto, ma non credete le opere che faccio in nome del Padre mio. Queste mi rendono testimonianza. Tuttavia voi non credete perché non siete delle pecore mie.
Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna ed esse non periranno mai e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio me le ha date, e il Padre mio che me le ha date è il più grande di tutti e nessuno può rapirle di mano al Padre mio. Io e il Padre mio siamo uno. Di nuovo i giudei dettero di piglia le pietre per lapidarlo, ma Gesù disse loro: molte buone opere vi mostrai per virtù del Padre mio, per quale di queste opere mi lapidate? Gli rispose i giudei: non ti lapidiamo per nessuna opera buona, ma per una bestemmia, perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Replicò loro Gesù: non è scritto nella vostra legge, io dissi, voi siete dei? Se chiama dei quelli ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato per il mondo, voi dite che bestemmia perché ho detto sono figlio di Dio. Se non faccio le opere, questo dicitura qua, fra parentesi, gli esseri umani sono dei, apparteneva alle religioni misteriche, dove stavano andando tutti i cristiani che stavano abbandonando le comunità. A colui che il Padre ha consacrato e mandato per il mondo, voi dite che bestemmia perché ho detto sono il figlio di Dio. Se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le faccio, anche se non volete credere a me, credete alle opere, affinché sappiate e conosciate che il Padre è in me e Dio nel Padre. Tentarono perciò nuovamente di prenderlo, ma egli sfuggì loro di mano. Se ne andò di nuovo oltre il Giordano, nel luogo dove Giovanni aveva battezzato, e ci si fermò. Ora, molti andavano a lui e dicevano: Giovanni, certo, non fece alcun miracolo, ma tutto quello che disse di costui è vero. E lì molti credettero in lui. Bene, questo è quanto è scritto nel Vangelo delle Paoline, è quanto è stato tradotto ed è quanto è stato venduto per una vita. E adesso vediamo un attimino al commento. Il commento di Gesù alla festa della dedicazione. Anche in questo capitolo prosegue quanto dice Giovanni nei capitoli precedenti. La novità sta nel fatto che Giovanni colloca il suo pazzo profeta all'interno di quelle che è l'elite intellettuale del suo tempo. Non è un falegname che pretende di togliere il posto ad un rabbino. È uno importante, uno che insegna a Gerusalemme, al Tempio. Cosa significa questo? Significa che gli era riconosciuto un ruolo importante. Anticamente gli insegnanti erano riconosciuti dallo Stato romano o dal reggente della città. Soltanto quelli importanti avevano diritto ad insegnare nei luoghi pubblici, come il comune o il tempio o il luogo centrale della vita politica della città. Gli insegnanti che non erano ritenuti importanti, o anche dissenzienti, insegnavano nelle case private, magari mettendo a disposizione degli allievi una stanza della loro casa. Il Gesù di Giovanni non è il Gesù della setta di Matteo, né il pazzo di Marco. Il Gesù di Giovanni è un maestro importante che insegna al Tempio, ha insegnato, ha profetizzato ed ora sta passeggiando, quasi per tentare di mettere a riposo l'animo sotto il portico di Salomone. Sembra di vederlo, quasi fosse Aristotele che passeggiava nel peripatio dell'Accademia. Questo è l'intento di Giovanni, questa è l'impressione che Giovanni vuole fissare nel lettore. È un aspetto strano, nessuno parlava con Gesù, nessuno è presente al dialogo. Giovanni non dice perché lui era là, perché? Perché il lettore possa immaginare, perché il lettore possa lavorare di fantasia, perché il lettore, identificandosi con Gesù, possa pensare alle nobili azioni e ai nobili motivi perché il suo amato Gesù stesse camminando sotto il portico di Salomone. In quel momento il lettore si sente avvolto dalla rabbia, la rabbia nei confronti dei perfidi giudei che non gli permettono nemmeno di passeggiare in pace sotto il portico di Salomone. Quale perfidia! Il lettore si sente avvolto dalla rabbia perché i giudei sono pronti ad affrontare il buon Gesù e a porgli delle domande tranello. Quanto sono perfidi questi giudei! Come fece bene Re Caredo a strappare i loro figli, facendoli diventare schiavi delle famiglie cristiane. Come fecero bene i crociati a saccheggiare e a costringere alla miseria materiale questi individui, che facevano della miseria morale la loro dote. Il buon Gesù passeggiava e questi perfidi gli tengono una trappola. E che trappola! Non aveva detto forse in molte occasioni che egli era il figlio del Dio padrone e padrone lui stesso? Perché questi perfidi giudei continuavano ad importunarlo invece di prostrarsi in ginocchio davanti a lui come lui voleva? Ora
questi boriosi di giudei affermano che lui li tiene in sospeso. Perché invece non si mettono in ginocchio e non credono in lui? Quante domande ha instillato nel lettore Giovanni? Tu lettore, sii più furbo dei giudei, tu sottomettiti a me e non chiedere ancora quanto già ti dissi. Vi ho già detto che sono il vostro padrone, il Cristo, ma voi non volete mettervi in ginocchio davanti a me. Se le parole che io vi dico non vi bastano, guardate le mie opere, guardate quanto sono bravo. Potrei essere così bravo se non fossi un Dio. Voi, dice Gesù, siete sempre qui a rompermi le scatole con domande che io ritengo inutili. Perché non siete il bestiame del mio gregge? Voi non siete sufficientemente sottomessi, non siete sufficientemente pecore del mio gregge. Se voi foste completamente sottomessi a me, ascoltereste la mia voce, correreste là dove io vi direi di correre, vi gettereste nel burrone che io vi indico. Non chiedereste perché o per come, ma agireste seguendo la mia parola solo per il fatto che è la mia parola. Se voi foste le mie pecore, riconoscereste il legame di dipendenza che vi lega a me e senza il quale non potreste vivere. Cosa afferma di dare al suo bestiame Gesù? Al suo bestiame afferma di dargli la vita eterna. Ammesso che questo fosse vero, il suo bestiame avrebbe la vita eterna in quanto bestiame, non in quanto esseri umani che determinano se stessi. Determinare se stessi, questa è la forza che il pazzo profeta descritto da Giovanni teme, la capacità di determinare se stessi. Attraverso l'uso della volontà soggettiva non strapperà le pecore che mi ha dato il Dio padrone, mio padre, dalla mia mano. Il Dio padrone, mio padre, me le ha date strappando loro la volontà e la determinazione soggettiva e nessuno può rapirle dalla mia mano ridando loro la volontà e la determinazione che il Dio padrone, mio padre, ha strappato loro. Io e il Dio padrone, mio padre, siamo uno. Lavoriamo insieme per impedire agli esseri umani di costruire la loro soggettività proiettandola nell'infinito dei mutamenti. Quello che mi ha dato mio padre io lo coltivo affinché egli sia contento di quello che faccio. La distruzione del divenire umano. Nella seconda parte di questo capitolo viene identificata una delle cose che Giovanni sta tentando di distruggere, la capacità degli esseri umani di farsi dei. Solo che mentre nella pratica gnostica e nelle religioni misteriche questa capacità era un elemento comune e normale di trasformazione soggettiva dei singoli individui, in Giovanni diventa la prerogativa per cui il suo profeta pazzo giustifica la sua azione di appropriazione e sottomissione degli esseri umani. Anche in questo capitolo dobbiamo tenere presente dove Giovanni vuol fissare l'attenzione del lettore per poterlo distrarre dalle sue intenzioni di sottomissione e distruzione. Questi malvagi giudei prendono le pietre e tentano di colpire Gesù. Gesù chiede loro perché, nonostante secondo lui abbia fatto molte opere buone, loro lo vogliono colpire. Chiede per quale opera buona che ha fatto loro vogliono punirlo così duramente. La palla batte la sponda e poi va in buca. Che cos'è la buca? La guerra contro il paganesimo misterico, o se vogliamo più in generale, gli gnostici. Che cos'è la sponda? Coloro che, non contando, possono essere indicati a disprezzo, i giudei. Per cosa i giudei vogliono lapidarlo? Perché egli dice di essere un Dio, mentre invece è solo un uomo. Cosa li batte Gesù? Chiama dei quelli cui fu rivolta la parola di Dio. Mentre il termine dei va riferito a chi sviluppa il potere di essere modificando e perfezionando se stesso nell'infinito dei mutamenti, quando il termine io sono un Dio, magari io sono figlio di Dio, non viene riferito al potere di essere, bensì al potere di avere, qual è la differenza? Che se io affermo, come fanno i pagani politeisti, io sono un Dio, io affermo, lo affermo per affrontare l'universo nel quale intendo costruirmi e modificarmi. Se io affermo, come fanno gli individui delle religioni rivelate, quando si ritengono padroni di private rivelazioni, io sono un Dio, o peggio, io sono figlio di Dio, io sono un inviato del Dio, viene manifestata l'intenzione di sottomettere gli altri esseri umani alla propria rivelazione. Ci si propone per essere padroni degli esseri umani. L'esempio che usa Giovanni, che si crede furbo, è un'infamia.
È il suo tentativo di screditare gli esseri umani che, modificando se stessi per affrontare lo sconosciuto che li circonda, nutrono un assoluto disprezzo per chi, come Gesù di Giovanni, incapace di affrontare il sapere e la conoscenza, deve chiedere agli esseri umani di inginocchiarsi per soddisfare se stesso. Non il Dio padrone degli esseri umani rivolge la parola, ma gli esseri umani, non il Dio e il Dio padrone degli esseri umani rivolge la parola, ma gli esseri umani, compattando se stessi con una bestemmia di imprecazione nei confronti dell'inganno dell'esistenza, serrano i pugni e digrignano i denti per costruire loro stessi nell'infinito dei mutamenti. Questi sono gli dèi umani, questi non saranno mai pecore di un gregge, chiunque ne voglia essere il pastore. Continua in Giovanni il tentativo di spacciarlo come figlio del Dio padrone e padrone egli stesso. Che ne è degli dèi? Nulla, perché era un discorso strumentale per ribattere a Tommaso Didimo. Dove ci sono tre dèi, ci sono tre dèi. Dove c'è un Dio o dove ci sono due dèi, io mi unirò a loro. Il Gesù di Giovanni è l'unico, e questa è citazione di Didimo, il Gesù di Giovanni è l'unico Dio possibile in quanto figlio del Dio padrone. Cosa vuoi che gli interessino gli dèi? Ad egli interessano soltanto le pecore che ascoltano la sua parola. A lui interessano soltanto sottomettere gli esseri umani che ascoltino quanto ha da dire. Peccato che non dica nulla, ma continua ad imporre sottomissione a quanto ha da dire. Dicesse almeno qualche cosa. Chiede sottomissione a cose che non dice. La sottomissione a cose che non dice la premia con la promessa della vita eterna. Peccato che gli esseri umani che si sottomettono perdono in realtà la loro possibilità di eternità, in quanto egli distrugge le loro possibilità nell'infinito dei mutamenti. Io sono il figlio di Dio, dice il Gesù di Giovanni. Infatti, pretendo sottomissione da voi e chiedendo sottomissione faccio le opere del Dio mio Padre. In quest'opera di richiesta di sottomissione mi identifico con Dio mio Padre e perciò sono Dio pur io. Il Padre è in me e io nel Padre. Il tentativo di Giovanni di sminuire il suo avversario, che stava attraendo i cristiani, consapevoli che la promessa della fine dei tempi, della resurrezione della carne e della venuta del Padre sopra le nuvole era fallita, viene consacrata e diventa vincente solo attraverso i ferri roventi e le stragi della Chiesa Cattolica. La terza parte è la consolazione della sconfitta nella descrizione di Giovanni presso i giudei. Certo, per Giovanni i giudei lo hanno scacciato. Non erano però i giudei l'obiettivo di denigrazione di questo racconto, erano i pagani e la loro ricerca di costruirsi per farsi Dio, quella ricerca della costruzione soggettiva ossessiona Giovanni. È il suo nemico. Se gli esseri umani si costruiscono, non hanno più bisogno di un Dio padrone, non hanno più bisogno del pastore che li conduca al macello. Possono costruirsi e mandare a quel paese i suoi tentativi e quelli del pazzo di cui parla, di ridurli in schiavitù, pronti ad essere sacrificati. Questo è l'obiettivo di Giovanni, distruggere il farsi Dio dei pagani politeisti, riducendolo alla stessa merda del suo pazzo profeta. La conclusione del capitolo è il sollievo del lettore. Il lettore non immagina nemmeno quale sia la posta in gioco. Il lettore non immagina che il vero soggetto che sta finendo al macello è egli stesso. Ecco, si rallegra. Altre persone, altri giudei riconoscono nell'individuo descritto in Giovanni il figlio del Dio padrone e padrone egli stesso. Altre persone gli riconoscono il diritto a sottomettere esseri umani. Altre persone gli riconoscono il diritto di guidare il proprio gregge per condurlo al macello della vita, mentre speranzoso il gregge, scusate, anela alla vita eterna. Il testimone, Giovanni Battista, non ha fatto miracoli. Non era come lui il figlio del Dio padrone, padrone degli esseri umani esso stesso. Però ha detto il vero. Ecco, con quest'ultima frase il lettore annuire. Ecco, con quell'annuire il lettore che ha rinunciato alla propria capacità critica, avviarsi, con tutto il gregge di cui è parte, lungo la via del macello. Non abbia timori quel lettore. Tanto più fedelmente saprà seguire la via che conduce al macello, tanto più amorevolmente sarà trattato dal suo padrone, tanto più si allontanerà dalla strada che conduce al macello, pretendendo di prendere nelle proprie mani la responsabilità, la propria vita,
chiamare le cose col loro vero nome, usare la propria volontà e le proprie determinazioni? E tanto più i conduttori di greggi sapranno bastonarlo e storpiarlo con i ferri roventi. E lì molti credettero in lui. Molte uova di storione anelano a proseguire nella loro sequenza di mutamenti diventando storione, e invece furono soltanto pasto di pesci e situazioni rapaci. Non esiste futuro nel distruggere la propria esistenza. Non esiste nessun futuro. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Finito di scrivere il 30 agosto 1999. E per concludere questo pezzo vi leggerò quello che non vi ho letto, cioè l'introduzione, che a questo punto sarebbe una conclusione, ma tanto nei miei scritti l'introduzione, siccome l'introduzione viene scritta alla fine dei lavori, l'introduzione e la conclusione è la stessa cosa. L'introduzione all'orrore della sottomissione nel Vangelo di Giovanni. La magia nera è arte della sottomissione. Sottomettere significa appropriarsi di un individuo costringendolo a rinunciare ad usare la propria volontà per sviluppare le proprie determinazioni. Sottomettere significa costringere l'individuo ad usare la propria volontà per sviluppare, sia dentro di sé che nel contesto sociale in cui vive, l'arte e le determinazioni che, estranee alla sua soggettività, lo hanno sottomesso e reso dipendente. Egli diventerà feroce nel proteggere la propria sottomissione nei confronti di chi rifiuta a sottoporsi al suo stesso padrone e manifesterà docilità, spirito di servizio e accondiscendenza nei confronti di chi lo sottomette. Chi è sottomesso non giudicherà la struttura che lo ha sottomesso in base alle azioni o agli effetti che questa produce, ma difenderà e giustificherà quelle azioni e quegli effetti, qualunque essi siano, proprio perché fatti e prodotti da quella struttura di sottomissione. Condannerà le stesse azioni e rileverà la malvagità degli effetti prodotti solo quando potrà imputarli ad altri, a quelli che ritiene nemici della struttura a cui è sottomesso. Di cosa sia proprio una struttura di sottomissione? Dell'individuo stesso, delle sue determinazioni e della sua capacità di giudizio, del suo essere Dio nell'oggettività in cui vive. Come viene costruita la sottomissione? Condizionando l'individuo a sentirsi smarrito, esperso, senza quella struttura di sottomissione. Tanto più forte e determinante è l'azione della struttura di sottomissione nel sistema sociale in cui vive, e tanto maggiore sarà la sicurezza che trarrà dall'essere sottomesso. Questo individuo rinuncia alla costruzione di se stesso per accettare la dipendenza dalla struttura che lo sottomette. Interiorizza la sottomissione. È terrorizzato al pensiero di poter sottrarsi alla sottomissione. Tutto il suo volere viene usato per sviluppare ulteriormente quella struttura che si è trasformata nel fine della sua esistenza. Perché i vescovi CEI e gli agenti terroristici del GRIS attraverso il telefono di Radio Gamma 5 insultano il conduttore delle trasmissioni di magia, stregoneria e paganesimo, che sarei io? Perché quel conduttore indica pubblicamente la possibilità di affrontare la vita senza essere sottomessi, dando coraggio a chi non ha ancora interiorizzato la sottomissione. Questo contribuisce a privare gli schiavisti del loro bestiame, delle loro pecore. La dipendenza si costruisce quando nasce la disperazione, frutto dell'impotenza di un individuo ad affrontare la vita. L'attività attraverso la quale si costruisce la dipendenza è l'arte della magia nera. Che poi questa attività porti a stuprare bambini, per meglio costruire la dipendenza, e la dipendenza è solo una conseguenza inevitabile e specifica della più generale attività di sottomissione, quando si costruisce disperazione davanti alla vita, si producono individui che riproducono e ampliano la disperazione stessa. Disperazione e sottomissione è arte coercitiva e fine del condizionamento educazionale cristiano. Nell'arte della sottomissione e dello stupro, Giovanni, nel suo Vangelo, si rivela un maestro di retorica nella giustificazione ideologica del diritto alla pratica e della necessità della sua attuazione. Senza la violenza della sottomissione non esisterebbe il cristianesimo. Qual è il problema che Giovanni deve risolvere? I cristiani del suo tempo hanno scoperto che la promessa del pazzo, al quale sottomettevano i loro figli e per la quale davano i loro averi a quelli che consideravano i suoi discepoli successori, era solo una truffa. Nessuno sarebbe venuto sulle nuvole con grande potenza alla destra di un millantato padre Dio padrone,
nelle stelle sarebbero cadute sulla Terra, il mondo non sarebbe finito e nessun giudizio universale era imminente. Giovanni necessita di riaffermare l'orrore e il terrore col quale impone sottomissione. Giovanni dice agli esseri umani: voi siete bestiame del padrone, se voi volete costruirvi la vita non avete possibilità, morirete. L'operazione politica di Giovanni è quella di rinnovare la sottomissione, deve impedire che le comunità cristiane si sfaldino in assenza di un giudizio universale e non accorrano in massa nella gnosi dove gli esseri umani devono trasformarsi per raggiungere quella sofia di cui Giovanni ha terrore. A Giovanni non interessano i Vangeli precedenti, non li può più usare in questo momento. A lui interessa rinnovare il convincimento che il suo padrone, quello cui egli fa riferimento, è il padrone del mondo in quanto figlio del suo creatore. Dal momento che deve reinventare e reimporre la sottomissione, è costretto a ricorrere a trucchi di vuota retorica e terrifiche minacce, la cui unica sostanza presente è la magia nera della sottomissione, come espressione dei disperati che vengono privati della loro possibilità di costruire la loro esistenza. Quando Giovanni descrive le sottomissioni pretese da Gesù, indica sottomissione a se stesso in quanto interprete delle parole e dei dettami del figlio del padrone. Ne consegue che la Chiesa cristiana, identificando se stessa quale manifestazione delle parole del profeta padrone, la sottomissione viene riprodotta all'infinito, generazione dopo generazione, attraverso un rinnovato terrore. Gli esseri umani sottomessi sono privi di diritto, privi di proprie determinazioni, diventando soggetti di obbedienza, e per conseguenza la Chiesa cristiana si ritiene in diritto di stuprarli per meglio sottometterli. Si proclamerà a gran voce che devono essere lasciati liberi di sottomettersi, devono essere liberi di essere schiavi. La verità vi rende liberi di essere schiavi, dice Giovanni. Dal momento che la verità è la fine dello sviluppo del sapere e della consapevolezza di un individuo, come si interpreta, se non in questo modo? Hai scoperto la verità, hai scoperto che il mio padrone è più forte, hai scoperto che il mio padrone è il figlio del Dio padrone. Questa verità, che finalmente hai accettato, ti rende libero dai dubbi e dalla ricerca, e dunque puoi sottometterti, diventarne schiavo con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima. Giovanni sa che gli estensori dei vari Vangeli che lo hanno preceduto non parlano di un personaggio più o meno esistito, anche se prendono spunto dalla vita di qualcuno delle cui gesta sono rimasti dei ricordi più o meno leggendari. Giovanni sa che i Vangeli hanno fini diversi di quelli per i quali vengono spacciati. Il fine dei Vangeli, la Chiesa cristiana sceglierà i più funzionali alla sua esistenza, facendo distruggere tutto il resto. Descrivono principi e situazioni attraverso le quali diffondere orrore, sottomissione e terrore per sottomettere gli esseri umani. Ogni evangelista si reputa padrone degli esseri umani in quanto descrive le gesta di qualcuno che reputa come figlio del padrone dell'universo in quanto creatore dello stesso. È l'evangelista il padrone della descrizione. È lui che dice cosa il figlio del padrone ha detto. Ogni evangelista chiede sottomissione a se stesso in quanto portavoce del figlio del padrone. Così i cristiani vengono condizionati a non giudicare più chi descrive in base a cosa descrive, ma esaltano la descrizione qualunque sia l'azione che indica o incita. In queste condizioni i cristiani diventano bestiami di un gregge, pronto ad alzare roghi, partire per le crociate, trafficare in schiavi, rubare l'obolo alla vedova, sgozzare chi non si sottomette, mandare i missionari per costruire miserie, costringere 200 milioni di bambini a lavorare come bestie. Come l'evangelista si ritiene padrone degli esseri umani, così le chiese cristiane che fanno propri i principi descritti, elevandoli a morale divina, pretendono di appropriarsi degli esseri umani, giustificandone il possesso attraverso quelle descrizioni. La descrizione è attribuita ad un tale Giovanni. Ma il terrore della magia nera che si abbatte sugli esseri umani è rinnovato generazione dopo generazione dal terrore sviluppato dalle chiese cristiane che, pur di appropriarsi del gregge, sono pronte a distruggere l'umanità. Le stesse condizioni si riproducono gerarchicamente, dove il terrore emanato dai vertici di ogni chiesa cristiana e per estensione di ogni religione rivelata si trasmette piano dopo piano fino a chi non si può difendere, trasformandolo in soggetto di stupro. Può essere il figlio che subisce dal genitore,
può essere il chierichetto che subisce dal parroco, può essere l'alunno che subisce dal professore, può essere il servo che subisce, può essere il prete che subisce dal vescovo, può essere il vescovo che subisce dal papa. La gerarchia produce il terrore. Se il terrore si esprime come diplomazia nei vertici delle chiese cristiane, nei confronti del loro gregge è puro esercizio del terrore, abusi per soddisfazioni fobiche e negazione del dettato costituzionale che determinò la nascita di questo Stato e di questa nazione. I campi di sterminio nazisti e i loro corrispettivi in America Latina con lo sterminio di indios e il traffico di schiavi, i roghi per coloro che definivano streghe, col corollario nel sociale, prodotto fino all'odierno terrore minacciato e invocato dalla Chiesa Cattolica contro le donne che praticano contraccezione e aborto, è il risultato della magia nera operata da Giovanni nell'espressione dei suoi desideri fobici per costruire sottomissione e distruggere il divenire degli esseri umani. Riassumiamo quanto vuole dire Giovanni: io sono il padrone in quanto figlio del padrone, io sono il padrone perché il padrone mio padre mi ha delegato il comando. A voi non vi devo dimostrazione di quanto affermo, voi siete dei miserabili peccatori, sottomettetevi a me, sottomettetevi al mio corpo. Questo viene ripetuto un numero altissimo di volte a bambini indifesi, come una litania, entra dentro di loro e il terrore della sottomissione li predispone ad essere soggetti di stupro. Lo stupro è quello della loro vita, della loro capacità di costruire il loro futuro. Ripetuto un numero infinito di volte, il dotto non ha nulla da obiettare, in quanto non esistono argomenti da contrapporre alla perversione di pazzia megalomane di un folle che disprezza l'umanità. Solo il guerriero può obiettare. Il guerriero è colui che chiama le cose col loro vero nome ed agisce nella direzione della costruzione di se stesso, del sistema sociale in cui vive e della specie della natura a cui appartiene. Il guerriero, quando incontra chi vuole sottomettere gli esseri umani, lo tratta come un trafficante di schiavi. Non si mette a disquisire se per caso ci sono delle motivazioni che giustificano il suo trafficare in schiavi. Il guerriero, davanti a delle affermazioni che pretendono di giustificare la sottomissione, impone la dimostrazione. Dimostrazione non necessaria quando le azioni sono volte alla costruzione della libertà del fare per lo sviluppo del potere di essere. In quel caso le azioni giustificano se stesse. La dimostrazione è necessaria quando si millanta un possesso attraverso il quale si pretende la sottomissione degli esseri umani. Il cristianesimo pone al centro della propria dottrina la Chiesa padrona, in quanto facente funzioni del figlio del Dio padrone. Il Dio padrone, il patto descritto che millanta di essere suo figlio, e la Chiesa padrona sono la stessa cosa, portatrici dello stesso orrore. Non è possibile scindere l'uno dall'altro. L'orrore va imputato indifferentemente all'uno e all'altro. Per questo motivo, ogni modificazione dottrinale contingente messe in essere dalle chiese cristiane sono le stesse modificazioni dottrinali messe in essere dal Dio padrone e dal pazzo suo figlio al fine di assicurarsi il controllo del bestiame umano. Per questo motivo la gerarchia cattolica è assoluta, ad immagine e somiglianza della sua descrizione del Dio padrone assoluto. Che cos'è il male per la Chiesa cattolica? È mettere in discussione la struttura gerarchica. È sottomettere la struttura gerarchica a leggi oggettive alle quali questa deve attenersi. Il male per le chiese cristiane è l'esistenza di una struttura di giustizia alla quale l'individuo può appellarsi per chiedere giustizia per le loro azioni. Il male per i cristiani è la distruzione della famiglia dei ruoli per sostituirla con la famiglia degli individui e garantire uno sviluppo sociale e civile. Per i cristiani il male è il comportamento svincolato della sottomissione. Per i cristiani il male è prodotto da quegli esseri umani che non combattono affinché il potere gerarchico della sottomissione, dal loro controllato, non sia imposto con legge sociale. Per ottenere sottomissione la Chiesa Cattolica ritiene lecito ogni mezzo: mentire, uccidere, truffare, rubare, stuprare, massacrare. Il tutto per obbedire agli ordini di sottomissione del suo pazzo profeta. Giovanni nel suo Vangelo descrive tecniche retoriche e argomentazioni attraverso le quali rendere dipendenti gli esseri umani. Le tecniche retoriche e comportamentali indicate da Giovanni possono ottenere dei risultati soltanto se gli individui sono già dipendenti da una concezione del Dio padrone, anche se un po' diversa dalla sua,
oppure se trovano utile aderire e diffondere tali tecniche retoriche al fine di essere protagonisti nel trafficare in schiavi. Vi farò pescatori di anime o pastori del gregge. La furbizia, sotto molti aspetti, consiste nel diventare dipendenti da una logica retorica di sottomissione al fine di usarla per sottomettere chi non si può difendere. Occupare un posto nella gerarchia del terrore cristiano al fine di essere il pescatore di schiavi è il conduttore di greggi di esseri umani dipendenti lungo la via che porta al macello della vita. Giovanni dunque sviluppa tutto questo aspetto finalizzato a sottomettere perché deve riuscire ad impedire agli esseri umani che si sono accorti della truffa cristiana di lasciare il gregge per cercare di costruire la propria vita determinando se stessi. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. E questa è la fine dell'orrore della sottomissione nel Vangelo di Giovanni. Fate conto che l'analisi di questi passi evangelici, rappresenta quasi dal 15 al 20% del Vangelo di Giovanni. Cioè noi abbiamo circa il 15-20% dell'intero Vangelo che è stato analizzato attraverso l'orrore della sottomissione al Vangelo di Giovanni. E già questo vi dà quanto è importante la sottomissione nel cristianesimo. Cioè, per il cristianesimo la sottomissione è tutto. Il possesso dell'individuo è tutto. Pronto? Sì? Chi parla? Che da diverso tempo dobbiamo ascoltare il programma, sono qua in macchina, volevo chiedere una roba, ma l'anticristo chi è in buona sostanza, ancora da capire chiaramente, metto solo perché, D'accordo, ti rispondo per grazie, radio. Ciao. Allora, che cos'è l'anticristo? Allora, l'anticristo è il respiro di libertà del mondo che ci circonda, delle coscienze del mondo che ci circondano, che chiedono all'essere umano di sottrarsi dalla posizione in ginocchio, di sviluppare il Dio che ha dentro, di determinare la propria vita, perché questo, se l'essere umano non fa questo, il mondo che gli sta attorno viene danneggiato. Il concetto di possesso, il concetto di sottomissione, l'essere umano sottomesso alle determinazioni di un Dio pazzo, di un pazzo profeta, porta alla distruzione dell'intero circostante in cui quell'essere umano vive. Il circostante, l'essere umano è stato messo in ginocchio, ma il circostante è inarrivabile, trascendente rispetto ai cristiani. I cristiani non possono toccare la coscienza del circostante. Il circostante è estraneo al loro intervento. Il circostante è libero da condizionamenti. Però il circostante chiama l'essere umano. È l'essere umano in ginocchio che non sente la voce. La voce degli dèi, la voce del mondo che ci circonda, che ci chiede di alzarsi dalla posizione in ginocchio, di prendere la responsabilità nella nostra vita nelle nostre mani, di usare la nostra volontà, le nostre determinazioni, chiamare le cose col loro vero nome, usare la nostra attenzione, usare le nostre capacità, usare la nostra sessualità per quello che è. Questo ci chiede il mondo che ci circonda. Questa voce, questo respiro, questa sollecitazione è l'anticristo. Chiaro questo? Questo è l'anticristo. L'immagine che ne hanno i cristiani non me ne frega niente, cioè è una cosa paranoica a loro, appartiene a loro. Cioè loro partono da dei presupposti e dai presupposti tirano fuori la finale. L'anticristo è il respiro di libertà del mondo che ci circonda, che si rivolge agli esseri umani affinché si sottraggano dalla posizione in ginocchio. Chiaramente a queste sollecitazioni gli esseri umani rispondono in maniera diversa, a seconda del loro sentire, della loro cultura, della loro formazione, della loro percezione, del loro modo di essere, del loro modo di vivere. Esistono delle risposte diverse dagli esseri umani. Chi è un guardiano dell'anticristo? Un guardiano dell'anticristo è quell'individuo che fa della propria vita una sfida per trasferire il respiro di libertà del mondo che ci circonda all'interno della propria specie, qualunque cosa faccia. È chiaro questo? Pronto? Allora, qualunque cosa faccia questo individuo è un guardiano dell'anticristo. Pertanto, il respiro del mondo, il respiro degli dèi, il respiro della vita ne alimenta i percorsi. Ne alimenta i percorsi come? Attraverso il suo intuito. Non è, Giordano Bruno fece le stesse cose quella volta e fu bruciato. Oggi le cose sono diverse, le cose da fare sono diverse, però è importante che la libertà negli esseri umani si sviluppi, si costruisca.
Perché l'anticristo? Perché la più grande operazione di devastazione degli esseri umani, la più grande operazione di sottomissione degli esseri umani è avvenuta ad opera di quel pazzo di Nazareth che chiamano Cristo. Tutto là. Solo per questo motivo. Se fosse avvenuta ad opera di Maometto, sarebbe anti-Maometto. Per cui l'anticristo è solo una definizione contingente di una situazione in cui gli esseri umani vanno alla caccia della loro libertà. Tutto qua, questo è il discorso dell'anticristo, cioè questo è l'anticristo. Dopodiché, se volete sapere, meccanico, è perché la mia via alchemica, la mia via di trasformazione è avvenuta nella materialità attraverso la meccanica, la mia specializzazione, diciamo così, è quella del meccanismo, qualunque meccanismo, dal meccanismo meccanico al meccanismo sociale, al meccanismo etico, al meccanismo economico, eccetera. Naturalmente non è che sia uno scienziato a ferro, però quelle cose che producono il meccanismo e che lo trasformano, questo perché sono meccanico. Se fossi un falegname avrei un'altra via alchemica, avrei altre specificità. Apprendista stregone, perché tutto quello che faccio è volto alla costruzione del Dio che cresce dentro. Cioè io faccio queste cose per alimentare il mio potere di essere. Per cui trasferisco il respiro dell'anticristo dal mondo che mi circonda agli esseri umani e nel far questo, la sfida che lancio al mondo, le operazioni che faccio, alimentano la costruzione del Dio che mi cresce dentro. Aumenta la costruzione del mio potere di essere. Aumenta la costruzione della mia determinazione davanti alla vita. Io non mi metto a pregare se ho un problema, ma cerco di agire strategicamente per risolvere nei limiti del possibile quel problema. Chiaramente sono limitato e faccio quello che posso. Pronto? Chi parla? Sono Mostafa. Ciao. Ciao. Ascoltami. Secondo me sarà molto più perfetto che tu riuscissi a andare anche contro l'Islam, perché essendo tutte religioni uguali, sì, non devi soltanto occuparti di parlare e spiegare cristianesimo. Secondo me, se vuoi completare il tuo programma, uno di tue trasmissioni, o uno, due, tre, quelle che riesci a decidere tu, devi parlare anche di altre religioni, capito? E tutte le religioni sono contro il paganesimo, non solo... Certo, questo è vero, questo è vero. Come una proposta sincera, se riesci anche un attimino nei altri trasmissioni occuparti di altre religioni sarebbe molto meglio, perché così ascoltatori penseranno che tu ce l'hai solo esclusivamente con cristianesimo. Non è così, perché cominciando da Museo, sì, poi arriva Cristo, no? Sì. Dopo arriva, sì, Maometto. Tu sai benissimo che in Italia ci sono più di non so quanti milioni di musulmani, non extracomunitari, italiani che sono convertiti in Islam, capito? Sì. Se riesci a dedicare alcune di tue trasmissioni sarà più non divertente, più interessante. Ho capito. Non però cosa pensi? No, te lo dico quello che penso, cioè le cose si fanno in base alle forze che si hanno. Cioè le cose vanno calibrate sempre in base alle forze, che vuol dire anche capacità, poter lavorare, poter, cioè il tempo è quello che è, le condizioni sono quelle che sono. E l'unico problema, il problema più grosso che verrebbe fuori facendo delle trasmissioni usando l'Islam al posto del cattolicesimo per indicare la pulsione di morte, verrebbero utilizzate immediatamente dai cattolici, no? Per indicare i loro nemici. Fare? Sì? Trovare i punti comuni fra di queste tre religioni. Vabbè, si può fare benissimo. Capito? Questo.
siccome io ti considero una persona intelligente, sei capace di trovare sì, i punti comuni. È il tempo che mi manca. Il tempo ce l'hai, perché come ce l'ho il tempo? Da più di un anno che trasmetti. Io trasmetto da 3 anni veramente, sì. Però il tempo per fare questo lavoro, perché diventa veramente una cosa discriminata. Ma è anche una scelta soggettiva. Perché io mi offendo personalmente che tu solo parli di cattolicesimo e cristianesimo. Ma cioè, io però ricordo che Radio Gamma lascia aperto se qualcuno vuol fare un lavoro simile col. Sì, ma io non ho la padronanza della lingua italiana per spiegare come voglio io. Siccome tu ce l'hai, anche riesci a leggere i libri come riesci, io non ho questo come si dice, dominio, sì, né dal punto di vista linguistico né dal punto di vista leggere libri, capito? Ho capito quello che vuoi dire tu, però tieni presente anche un altro conto, no? Cioè quello che voglio fare io è in questo momento lanciare uno che ti ascolta, sì, pensa che tu ce l'hai solo con cristianesimo. Sì, ma guarda che adesso anche perché tutte le religioni per me, secondo me sono oppio della gente. Devi tenere presente anche l'obiettivo che ha questa trasmissione, cioè io non ho l'obiettivo di far pensare quelli che sono già cristiani cattolici, quelli non ascolteranno neanche questa trasmissione. No, ascoltano come. Quello che io devo fare è alzare l'antenna per quelle persone che hanno la sensibilità per il mondo. E a parità di fede, cioè a parità di, è più facile che ci siano delle persone che vagamente si dicono cristiane, che ha questa antenna, questa sensibilità, che non delle persone che si dicono musulmane, che magari sono molto più legate a quello che ci sono tanti italiani, sì, che sono convertiti anche all'Islam, non solo extracomunitari che sono qua, oltre extracomunitari ci sono tantissimi italiani che hanno scelto Islam. Sì. Come una. Comunque lo so, ho le statistiche in merito di sì, questo. Mi piacerebbe che annunci, se un giorno decidi di parlare di Islam, mi piacerebbe di partecipare con te. Guarda, io non ti posso assicurare niente perché la mia forza è quello che è. Comunque se un giorno deciderò di fare un'operazione del genere per qualche trasmissione, lo dirò per radio, così lo saprai. Insomma. Perché come ti ho detto prima, tutte le religioni sono uguali. Sì, ma tutte le religioni rivelate sono uguali, indubbiamente. Sì. Per questo sarà opportuno. Io adesso metto giù e okay, ti ascolto. D'accordo, ciao. Cioè, il problema veramente grosso, parlare di Islam, parlare di altri, è un carico di lavoro che diventa eccessivo per me. Si potrebbe benissimo, io ce l'ho il Corano, ce l'ho tutta una serie di testi dei quali potrei, ho anche le crociate viste dagli arabi, cioè ho tutta una serie di cose che potrei lavorarci sopra e tirare fuori delle cose similari, però se fossi in un paese islamico tenterei di farlo sicuramente. Ma qui in Italia c'è un principale e un secondario, cioè l'orrore qui in Italia è fatto dal cattolicesimo, e il cattolicesimo rappresenta quella assolutezza della sottomissione che non ce l'aveva fino a ieri nessuna, neanche i protestanti non ce l'avevano, e adesso i protestanti si stanno un po' adeguando a quello che è l'assolutezza della sottomissione del cattolicesimo. Per esempio ho letto da qualche parte in cui i protestanti americani, venendo a contatto con un'altra chiesa per unificare le forze, hanno accettato di aver preti più, cioè di metterci più impegno nella costruzione dei preti e farli diventare un po' più quadri, un po' più quadrati, cioè non come prima che tutti potevano mettersi a predicare. Cioè c'è una trasformazione del mondo che va in quella direzione. Pertanto io ritengo sempre che il cattolicesimo sia l'elemento centrale della distruzione degli esseri umani. E l'Islam è importante, sicuramente è devastante per quanto riguarda gli individui, però l'Islam non è in Italia,
È vero che molti italiani si stanno convertendo all'Islam, è verissimo che c'è una presenza massiccia dell'Islam ed è verissimo, come troverete sulle pagine di Televideo Rai, che esiste una guerra, c'è la dichiarazione di non fare la moschea a Nazareth, che viene vissuta come, non so, come una cosa inimicale per Giovanni, per Wojtyla. Cioè, se chiaramente che esiste uno scontro ancora fra cristianesimo e Islam, e stanno tentando di rivitalizzarlo, però rivitalizzare questo scontro è possibile soltanto se il cattolicesimo ha il controllo dell'Italia, il controllo della Spagna, della Francia, cioè se non nasce il paganesimo in questi paesi, purtroppo le cose si mettono molto ma molto male. Anche se abbiamo scoperto che in America esistono anche centri fra i militari pagani, cioè centri di militari pagani. Vabbè, è una buona scoperta anche questa, insomma. In ogni caso le cose devono trasformarsi, le cose hanno una trasformazione. E le mie forze nel preparare queste trasmissioni, nel scrivere questi libri, sono delle forze limitate, cioè non ho delle forze enormi, però se un giorno magari dovessi fare qualcosa con l'Islam, avvertirò senz'altro che lo farò. Cioè, questo non significa che non disprezzo l'Islam, io disprezzo tutti quelli che sottomettono, sia chiaro questo. Boh, detto questo, andiamo un attimino, andiamo, dove andiamo? Andiamo in nessun posto, bravo. Ormai la trasmissione sta volgendo al termine, i ragazzi sono qui fuori, e io vi devo chiudere la trasmissione di magia, stregoneria, paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Malostica Vicenza. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 con la trasmissione magia, stregoneria, paganesimo e ricordate che il 30 ottobre sabato 30 ottobre alle ore 17 terrò una conferenza qui in sala dibattiti a Radio Gamma. Stregoneria, paganesimo, politeista, stupro e pederastia. La conferenza la lanceremo per internet, la lanceremo in tutti i modi che ci è possibile con le nostre piccole forze di fare e niente, vedete voi, insomma, io spero che siano molte persone che vengano a discutere di questo tema che è un tema fondamentale per il paganesimo. Grazie ancora per l'ascolto e a risentirci a giovedì prossimo. Io vi ho letto L'orrore della sottomissione in Giovanni, l'ho letto perché la liberazione della sottomissione è l'elemento chiave del paganesimo. Grazie ancora per l'ascolto e a risentirci a giovedì prossimo.